Ciao Polletti, questo è Electric. Non riesco mai a essere serio, sentite come cigola questa sedia. Non cigola più. Ok, va bene. Niente, quello che state vedendo oggi è la creazione per la maglietta. Che sto dicendo? È la creazione della grafica per la maglietta che Eren ha portato al Torino Comic. Qualcuno di voi magari già ce l'ha, qualcuno di voi magari già l'ha visto su Instagram perché l'ho pubblicato tempo fa e come al solito il montaggio del video l'ho fatto molto dopo perché mi si accumulano cose, mi scordo di fare cosa, ma è uguale. Come potete vedere, come al solito io parto sempre dallo schizzo, riferimenti qua e là, vedete c'è la foto di Eren, c'è l'immagine dell'attacco dei giganti sia di Levi, mi sembra sia, sì, ho preso Levi, il capitano, Levi, l'arma, l'impugnatura dell'arma, il gigante che doveva stare in fronte, dietro, in posizione di slancio come per questo personaggio che sta per tagliare, no, la testa al gigante. Si stava dietro, mi sono perso il filo del discorso. Vabbè, fatto sta che più o meno è questo il succo. Gigante al centro, dietro la persona bella slanciata che sta per tagliare la testa o il pezzo di collo, qui se avete mai visto l'attacco dei giganti. È così che si ammazzano i giganti. Di fronte il muro sul quale scriveremo Eren Blaze. Eren Blaze, che tra l'altro poi vedrete mi sono sbagliato, non so per quale strano motivo ho scritto Eren Blazer, che blazer dovrebbe essere tipo un giacchetto, un maglioncino, un qualcosa del genere in inglese. Quindi, schizzo che parto guardando le foto, sempre riferimento dietro con me come in tutti i disegni che avete visto che ho fatto, e poi l'inchiostrazione che all'inizio volevo farla semplice, solo i tratti, invece poi mi sono perso nei dettagli e come al solito mi sono messo a fare un po' di ombre, un po' più di neri pieni, perché poi mi piace quando c'è il contrasto, quando aggiungi il colore si crea un forte contrasto e c'è quell'ombra nera piena, è molto forte, a me piace moltissimo poi l'effetto finale. A volte dei neri pieni non possono sembrare, come dire, adatti al disegno finché non ci metti il colore. Lo devi già immaginare a colore, insomma. È così che almeno disegno io. Quindi neri pieni per poi aggiungere il colore, dettagli, eccetera. Cercando di anche metterci un po' del mio, come sempre, non di usare proprio paro paro lo stile dell'attacco dei giganti. Poi, come vedrete, invece, per quanto riguarda il personaggio, lì sì, mi sono un po' frenato, non ho esagerato con i neri, non ho esagerato con i dettagli neri, proprio perché volevo farlo pompare un po' più fuori con il colore, un po' più tipo appunto attacco dei giganti, quella luce calda tipica dell'attacco dei giganti, dell'anime almeno, perché il manga è un macello, è disegnato davvero con i piedi, ma la trama è ottima e lasciamo perdere quindi i disegni, che la trama tiene insieme il tutto, è molto forte la trama, mi piace moltissimo, io lo sto leggendo in inglese, ce l'ho qui tra l'altro, attacco dei giganti. Sono un po' indietro, fino adesso ho acquistato fino all'ottavo volume, invece mi sa che siamo arrivati parecchio più avanti dell'ottavo volume. Questi sono in inglese, Attack on Titan, li acquisto su Amazon. Amazonni! Così come sto leggendo anche Knights of Sidonia, lo consiglio ampiamente, consiglio tutte le opere di Tsutomu Nihei, per questo se non sapete cosa leggere, più o meno così, visto che state guardando un tizio che disegna a caso, adesso potete dire, sai che mi vado a comprare o a leggere o a vedere in streaming Knights of Sidonia di Tsutomu Nihei. Tra l'altro anche lui come me è architetto. Certo, lui mi passa le mele, ha molta più esperienza, disegna molto meglio di me, ma spero un giorno di raggiungerlo, di sorpassarlo. Chi lo sa, quando faccio questi disegni che utilizzo referenze, quindi vere, tra virgolette vere, però tratte da un qualcosa, cerco di fare nel miglior modo possibile i dettagli, no? Quelli che fanno pensare subito a quell'anima, a quella cosa, quindi le armi ad esempio sono molto importanti, le ho fatte il più identiche possibili, quindi sia l'impugnatura che ha due grilletti, che ha pure una specie di freno a mano, un po' tipo bicicletta, questo è WhatsApp che suona, la stessa cosa per quanto riguarda quegli affari dove si infilano, no? Queste lame che stanno tipo a fianco alle cosce, si infilano e si cambiano queste lame perché si consumano, perché sono, non ho capito se tipo si arroventano queste lame, sono come i taglierini, devono essere perfettamente affilate, quindi vanno cambiate durante il combattimento. Hanno anche la bombola di gas che permette loro di fare gli Spider-Man di turno ogni volta, queste bombole di gas che li lanciano, no? Il macello. Sarebbe fantastico se riesco a far uscire questo video prima di Capodanno, perché oggi è il 30, quindi domani è il 31. Ultimo giorno di questo 2016, WhatsApp che continua a suonare. 2016 molto ricco per me, l'uscita del libro dei Maze, ho fatto un altro lavoro per Mondadori che deve uscire, solo una copertina, ma comunque sia, conta. Abbiamo in serbo dei lavori con Webstars Magazine, che in genere già trovate nelle edicole
ogni mese, no? Webstars Magazine, mai sentito? Io sì, perché tanto lavorando con i mates, per forza, perché sì. Lavori sempre con i mates, sempre in ballo, sempre da paura, come vedete le grafiche continuiamo a farle per tanti altri youtuber, e speriamo di continuare così, che questa sia la strada da seguire per questo nuovo anno, per questo 2017. Speriamo che sia un 2017 ricco. Per me personalmente è l'anno della resa dei conti, nel senso, potrò capire se posso campare di questo lavoro o no. Cioè, questo è l'anno che davvero conta, perché io ho fatto un gran libro con i mezzi e tutto il resto, ma non è detta ancora l'ultima parola, no? Bisogna dare il massimo adesso, in questo 2017, e vedere se, a conti fatti, finito il 2017, posso campare di questo. Cioè, posso mangiare, cioè posso pagare le bollette e tutti sti cippi. E penso che questo è tutto per questo video. Spero che il disegno vi sia piaciuto, vi stia piacendo, perché si sta ancora facendo qui sopra. Se così è, beh, non scordatevi di mostrare un po' di amore a quel pulsante a forma di pollice in su, perché lo apprezzo moltissimo. Questo era Electric.